Amici ed amiche di GCN Italia, ben ritrovati da parte di Alan Marangoni per la sintesi della 11ª tappa della Vuelta. Intanto rivediamo l'arrivo di Roglic nella tappa di ieri. Ha sbaragliato la concorrenza, è andato a prendere anche Lopez nel finale. È andato così a vestire la maglia di leader della classifica, la maglia rossa. Quindi classifica che vede Roglic davanti a Valverde che è a 1.52, poi Lopez 2.11, Quintana a 3 minuti, poco più dietro Pogacar a 3.05. Tappa di oggi, la Sampalai Urda Danzarinea, 180 km di corsa, 3 Gran Premi della montagna, 2 di terza categoria, tappa adatta alle fughe da lontano ma potrebbe essere adatta anche a uno sprint di gruppo. Vanno all'attacco però al chilometro 28 14 uomini, ci sono Arcas, Bidar, Izaguirre, Craddock, Gebrezabier, O'Connor, il nostro Fabbro, Madrazo, Aramburu, Iturria, Olson, Cavagna, Thomas e Lastra. Il gruppo controllato dalla Jumbo Visma, la squadra tutta davanti per proteggere il proprio leader Roglic. Davanti a 58 dall'arrivo rompe gli indugi Izaguirre, seguito da Aramburu, si stacca Madrazo, ha speso tantissimo in queste prime tappe della Vuelta, nella prima parte sta indossando la maglia dei campioni della montagna, ma adesso inizia a pagare. Vanno via quindi Izaguirre e Aramburu, al loro inseguimento Craddock, è esplosa letteralmente la corsa tra i fuggitivi, siamo a 37 km dalla conclusione. Fuga che ha perso qualche componente, però rimane comunque numerosa. Ci prova Olson, l'australiano della Mitchelton. Vediamo il nostro Fabbro dietro questo gruppetto di seguitore. Ci sono tantissimi tentativi in questo momento. Possiamo dire che la corsa è incontrollabile. Problemi per Fabbro in questo momento. Siamo a 26 km dall'arrivo. È tutto ancora in gioco tra i fuggitivi, ovviamente niente da fare per il gruppo, sempre guidato dalla Jumbo Visma, giornata di riposo possiamo dire per gli uomini di classifica e non solo. A 24 km dalla conclusione se ne va tutto solo Iturria, classe 92, sesta stagione per lui con il gruppo Euskadi, non ha mai vinto in carriera. Azione coraggiosa dello spagnolo, siamo con l'immagine 12 km alla conclusione, Cavagna va all'inseguimento di Lastra, dietro ci provano ma Iturria ha un esiguo vantaggio che deve difendere, siamo a meno di 10 km dalla conclusione, guardate che rimescolamento continuo tra gli inseguitori, non c'è accordo, continuano a scattare e Iturria procede nella sua azione solitaria. Cavagna si stacca, in difficoltà il francese, dietro non c'è accordo, 9 secondi il vantaggio di Iturria, i seguitori sono sempre più vicini, adesso è tornato a 13 secondi, a 7-8 dalla conclusione, ma a 5 km il vantaggio dello spagnolo è di 13 secondi, deve difenderlo con le unghie e con i denti se vuole riuscire a ottenere il primo successo in carriera, guardate! Sono vicinissimi Olson e Gebrezabier, si sono avvicinati tantissimo ma riesce a scollinare questo strappetto Iturria, mancano meno di 800 metri alla conclusione, la vittoria ormai è nelle sue mani, grandissima prestazione di questo corridore che ha avuto tantissimo coraggio e va a prendersi questa vittoria di tappa meritatissima. Alza le braccia al cielo lo spagnolo, prima vittoria in carriera per lui. Volata dei battuti che va ad appannaggio di Lastra su Craddock. Arrivano tutti gli altri alla spicciolata. Assediato dai giornalisti spagnoli Iturria. Emozione penso indescrivibile per lui. Anche, sembra anche un po' incredulo. Prima vittoria in carriera sulle strade di casa, alla Vuelta. L'esultanza di Iturria, braccia al cielo per lui.
Allora, Iturria va a vincere su Lastra, poi Craddock, Olson, Vidal, Gebrez Dabier, Thomas, Fabbro, l'italiano Fabbro all'ottavo posto. Il gruppo taglia il traguardo con un ritardo di 18 e 35. Giornata di transizione quindi per il gruppo. Classifica generale che vede Roglic al comando con Valverde al secondo posto 1.52, poi Lopez 2.11, Quintana 3 minuti, Pogacar a 3.05. Tappa di domani, partenza dall'autodromo di Navarra con arrivo a Bilbao, 4 salite di terza categoria, tappa molto interessante, probabilmente adatta a uomini che andranno all'attacco. Dalla Marangoni è tutto, arrivederci alla prossima sintesi, ciao!